Sono a Malé e come vedete respiro, soltanto che qui a Malé respiro un'aria un po' più leggera e quindi respiro meglio. Però ho pensato di chiamare Fabio Galas perché venisse a fare un'intervista per vedere quello che hanno fatto e vedere le cose positive che ha fatto un comune di 1500 abitanti. Prego, guardate dove sono seduto. Guardate queste panchine. Fabio Galas, le si spiace guardare anche di là, quelle panchine là, le guardi mo? Vedete, io ho l'impressione che quelli di Arco abbiano viaggiato poco, non sono andati in giro e dovrebbero fare la Valle di Sole, dove ci sono 14.000 abitanti, 4.000 meno di Arco, abbiamo parecchie caserme dei pompieri, abbiamo degli arredamenti meravigliosi. Guardate questo qua, guarda, guarda, no. Hanno fatto una specie di tavola dove uno può sedersi, al limite scrivere, poter intrattenersi anche con altre persone. Questo signore si chiama Domenico, è uno che mi sostiene ogni tanto e viene dalle zone di Di Maro, ha lavorato ad Arco, questo qua, con Lazzara. Facevi il pittore, tutto mi pare. Tutto vero, no? Sì, sì. Beh, insomma, vedi? Sta meglio di noi. Signor Sindaco Betta, cosa dice di queste panchine? Vede? Sono diverse dalle panchine che ci sono nei giardini di Arco. Adesso ci avviciniamo, signor Galas, ad altre panchine. E se vede là hanno messo anche un coso per le biciclette, da un tronco. Un po' di fantasia, noi cosa chiediamo? Un palazzo di congressi a 10 piani con degli ascensori? Gli chiediamo delle cose semplici. Che costano poco. Che costano anche relativamente poco, ma abbelliscono un paese. A proposito di panchine, veniamo in un altro posto. Guardate, qui c'era un prato, hanno pensato bene di rinvigorirlo e hanno fatto anche qui delle panchine particolari. Ecco, e qui vedrai, hanno fatto una bellissima fontana. Uno si leva gli occhiali, li appoggia e poi va a bere. Una fontanina così non ci starebbe bene nei giardini di Arco, invece che quelle due fontanine lì, che le partote alla misericordia. Dopo questa soprasseduta in panchine vi porto a vedere un parco giochi, perché alla mia età più che al parco giochi non si può andare, cosa vi sembra? Questo signore della televisione di Arco, ecco. E gli faccio vedere come qui a Terzolas hanno fatto un magnifico parco giochi, perché questo parco giochi non è solo per ragazzi ma è anche per gli antiquari, per l'antiquariato. Amo venire in questi posti dove vedo che ci sono i giovani. Mi dica, ma lì non possiamo allargare ad Arco, non possiamo fare un parco giochi decente, perché non lo facciamo? Allora, dovete sapere una cosa breve, che il signor Giorgio Osele è stato segretario comunale di Malé per una vita, poi ha fatto, l'ho già detto, gli avevo detto per 2 anni, ma ha fatto per 2 legislature il sindaco di Cles. E dovreste vedere come ha trasformato Cles. Allora ripeto quello che ho già detto, segretario comunale Osele, trasferisca un po' del suo entusiasmo al comune di Arco, mi faccia questo piacere. Adesso chiudiamo, ciao. Come si chiama di nome? Ivo Stanchina. Allora, questo Ivo Stanchina mi ha sorpreso e a un certo momento si è detto, ma io dico, lei l'ho vista, come lei mi ha vista? Sì, io l'ho vista su Facebook perché lei è Tamanì. Come è Tamanì? Ma... è grande persona per sì, quanto... Vedete, siamo a Terzolas, signori di Arco, sono celebre anche qua.